tanti nuovi bandi per superare questo periodo difficile dedicati a tutte le aziende che hanno sofferto. Sì, diciamo che i bandi sono rivolti a circa 2.500 imprese che hanno una grande necessità di liquidità. Abbiamo cercato di semplificare al massimo per ridurre sia i tempi che, come potete conoscere, la complessità anche che c'ha comunque una domanda o un contributo pubblico che deve soggiacere a dei controlli. Quindi siamo andati dall'agriturismo al florovivaismo, tutta la zootecnia con l'attenzione verso la vacca vitello per andare verso i territori, la valorizzazione dei territori, il latte, la carne, gli agnelli di Pasqua, per cercare quindi di andare verso, soddisfare un po' quelle che erano le esigenze del nostro territorio, delle nostre Marche e dei nostri imprenditori che, come tante imprese, hanno veramente sofferto in questo periodo. Magari settori più di altri, ma comunque tutti hanno sofferto. E questa liquidità è, anche se magari non stiamo parlando di cifre enormi, ma noi pensiamo sicuramente che possa essere un bene per affrontare la ripartenza, per affrontare sicuramente. Abbiamo visto per esempio che già gli agriturismi, no, hanno ripreso anche molti altri settori, quindi diciamo che questa liquidità sicuramente sarà un bene per tutti.